Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La parabola contenuta nel Vangelo di questa domenica ha come protagonista un amministratore furbo e disonesto che, accusato di aver dilapidato i beni del padrone, sta per essere licenziato. In questa situazione difficile, egli non recrimina, non cerca giustificazioni, né si lascia scoraggiare, ma escogita una via di uscita per assicurarsi un futuro tranquillo. Reagisce dapprima con lucidità, riconoscendo i propri limiti. Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. Poi agisce con astuzia, derubando per ultima volta il suo padrone. Infatti, chiama i debitori e riduce i debiti che hanno nei confronti del padrone per farseli amici ed essere poi da loro ricompensato. Questo è farsi amici con la corruzione e ottenere gratitudine con la corruzione, come purtroppo è consuetudine oggi. Gesù presenta questo esempio non certo per esortare alla disonestà, ma alla scaltrezza. Infatti sottolinea: il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza, cioè con quel misto di intelligenza e furbizia che ti permette di superare situazioni difficili. La chiave di lettura di questo racconto sta nell'invito di Gesù alla fine della parabola: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Ma sembra un po' confuso questo, ma non è. La ricchezza disonesta è il denaro, detto anche sterco del diavolo, e in generale i beni materiali. La ricchezza può spingere a erigere muri, creare divisioni e discriminazioni. Gesù, al contrario, invita i suoi discepoli ad invertire la rotta. Fatevi degli amici con la ricchezza. È un invito a saper trasformare beni e ricchezze in relazioni, perché le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze possedute. Nella vita, infatti, porta frutto non chi ha tante ricchezze, ma chi crea e mantiene vivi tanti legami, tante relazioni, tante amicizie attraverso le diverse ricchezze, cioè i diversi doni di cui Dio le ha dotato. Ma Gesù indica anche la finalità ultima della sua esortazione: fatevi degli amici con la ricchezza, perché essi vi accolgano nelle dimore eterne. Ad accoglierci in paradiso, se saremo capaci di trasformare le ricchezze in strumenti di fraternità e di solidarietà, non ci sarà soltanto Dio, ma anche coloro con i quali abbiamo condiviso, amministrandolo bene, quanto il Signore ha messo nelle nostre mani. Fratelli e sorelle, questa pagina evangelica fa risuonare in noi l'interrogativo dell'amministratore disonesto cacciato dal padrone: che cosa farò ora? Di fronte alle nostre mancanze, ai nostri fallimenti, Gesù ci assicura che siamo sempre in tempo per sanare con il bene il male compiuto. Chi ha causato lacrime, renda felice qualcuno. Chi ha sottratto indebitamente,
doni a chi è nel bisogno. Facendo così, saremo lodati dal Signore perché abbiamo agito con scaltrezza, cioè con la saggezza di chi si riconosce figlio di Dio e mette in gioco se stesso per il regno dei cieli. La Vergine Santa ci aiuti ad essere scaltri nell'assicurarci non il successo mondano, ma la vita eterna, affinché al momento del giudizio finale le persone bisognose che abbiamo aiutato possano testimoniare che in loro abbiamo visto e servito il Signore. Cari fratelli e sorelle, saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini provenienti da diversi paesi. Particolare saluto i partecipanti alla Via Pacis, corsa podistica che ha attraversato questa mattina le strade di Roma per portare un messaggio di pace, di fraternità e soprattutto di dialogo tra culture e religioni diverse. Saluto il gruppo della Missione Cattolica Polacca in Germania. Il coro San Leonardo di Procida, i ragazzi Cresimandi di Settimello, Firenze, e le suore del Bell'Amore che ricordano il 25° di fondazione. Domenica prossima, 29 settembre, ricorrerà la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Per l'occasione celebrerò la Santa Messa qui in Piazza San Pietro. Vi invito a partecipare a questa celebrazione per esprimere anche con la preghiera la nostra vicinanza ai migranti e rifugiati del mondo intero. A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.